Ok, continuiamo con la discussione della misura dell'incertezza sulle misure in fisica, in particolare la propagazione delle incertezze dalle misure dirette a quelle indirette. Le misure indirette sono quelle ottenute mediante i calcoli. Per farlo, completiamo la parte di esercizi di fine capitolo, ne mancavano altri due. E iniziamo con questo, fatemelo leggere. Oh, scusate, ecco. Ops. Chiedo scusa un secondo. Eccolo qui. Allora, dice, questo è l'esercizio 4, a pagina 97. Dice: gli azulejos sono piastrelle decorative molto in uso in Portogallo per rivestire pareti degli edifici. Supponiamo di dover ricoprire una superficie di 24 metri quadri, quindi la superficie da coprire, S, è di 24 metri quadri. Ok? Che è un valore dato, è privo di incertezza. La ricopriamo con delle piastrelle, questi famosi azulejos, di forma quadrata, quindi qui abbiamo S grande, che è questa parete da ricoprire con delle piastrelle piccoline, ok? La superficie di queste piastrelle piccoline la troviamo sapendo che il lato, fatemelo scrivere qua sotto, il lato piccolo di una piastrella è 15,0 più o meno 0,5 cm. 15,0 più o meno 0,5 cm. Quindi qui abbiamo fatto una misura diretta del lato delle piastrelle e l'esercizio ci chiede: calcola il numero minimo e il numero massimo di piastrelle necessarie per rivestire la parete di 24 metri quadri, ok? Con la loro incertezza sperimentale. D'accordo? Allora, se un istante solo, hai ragione, ecco. Se devo ricoprire la superficie S grande con, chiamiamo questa in qualche modo, ecco, questa è la piastrella piccola, avrà un'area, egli ha la seconda, è un quadrato, ok? L'area di una sola piastrella. Come faccio a calcolare n grande numero delle piastrelle che mi servono? Sì? Che Si trova prima l'area di una piastrella, che è L quadro, è certo. il quadro, e poi si divide la superficie totale per la Perfetto. superficie Faccio il piccola. rapporto tra la superficie che devo ricoprire e la superficie della singola piastrella, che è L quadro. Ok? Questo mi darà il numero di piastrelle che mi servono. D'accordo? Però L quadro, essendo su S, scusate, non ho incertezza, me lo danno così. Ma l'incertezza ce l'ho su L e quindi anche su L quadro. Quindi la superficie varierà all'interno di un certo intervallo. Ok? In base a quant'è l'incertezza, per esempio, il lato, per come l'abbiamo misurato, potrebbe essere compreso tra 15,5 e 14,5 cm. Ok? Non ho una misura esatta del lato, quindi di conseguenza avrò una misura incerta anche della superficie, di conseguenza avrò una misura incerta anche del numero di piastrelle, quindi che oscillerà da un valore minimo a un valore massimo. D'accordo? Il nostro lato, fatemelo scrivere proprio, L, in base a quanto abbiamo visto, sarà compreso tra 14,5 cm e 15,5 cm. Ok? Quindi il numero, diciamo così, il numero, cosa volevo, il numero massimo di piastrelle che mi servono sarà dato dal rapporto tra la superficie che devo coprire, i 24 metri quadri, diviso quale di questi due numeri, il 15 e 5 e il 14 e 5, la seconda, il numero massimo di piastrelle. Grazie.
per trovare il massimo numero di piastrelle di cui avrò bisogno, divido l'area da coprire, i 24 metri quadri, per l'area di una singola piastrella. Ma per trovare l'area di una piastrella devo usare un valore di L che è incerto. Metterò qua sotto il più piccolo, no? Perché se una frazione è grande il denominatore è piccolo, quindi qua sotto per avere il numero massimo metterò 14,5 centimetri alla seconda. Giusto? È tutto chiaro questo? Perfetto. Però attenzione, S ce l'ho in metri, ok? Quindi devo trasformare le unità di misura tutte nello stesso tipo. Quindi qui scriverò, per esempio, lasciamo S 24 metri quadri, se mi ricordo bene erano 24, sì, e sotto mettiamo 14,5 diviso 100, quindi 0,145 metri al quadrato. Poi metri quadri si semplificano, avrò un numero, il numero N di piastrelle, che nel caso nostro, vediamo se, ahimè, non so se ho la calcolatrice con me, il, vediamo se ho qui, dovrei averlo da qualche parte, no, non ce l'ho. Qualcuno per cortesia ha una calcolatrice con sé? Io almeno l'ho lasciata a casa. Fai questo calcolo, 24 diviso 0,145 alla seconda. Cioè dovete fare 24 diviso 0,145 al quadrato. Non è possibile. Dopo il quadrato, ma non prima. Prego? Non ho il quadrato. Questo è seccante. Ah, ma sono... Ecco. Prof. Dimmi. No, prof, ma 1100. 1141. Chiedo scusa, sì. Ah, ok. Adesso non lo vedo più. Ecco, 1141, sì. D'accordo. Lo riprendiamo. E mentre il numero minimo di piastrelle lo ottengo dividendo sempre 24 metri quadrati diviso la area massima, quindi mettiamo direttamente in metri, chiedo scusa, ecco, 0,155 metri tutto la seconda. Ok, rifacciamo il calcolo. Quindi viene 24, non 21, scusate, ma 24 diviso 0,155 alla seconda e viene 999 praticamente, quasi 1000. 299 piastrelle, diciamo, arrotondiamo a 1000. Ok? Quindi minimo ci serviranno 1000 piastrelle. C'è una domanda? Ma va bene anche con un altro metodo. Quale serve? Calcolando prima l'area di una piastrella e poi con la sua incertezza fare... Arriveremo anche là, certo, arriveremo anche là. Questo è per rispondere alla domanda che ci fa il testo. Qual è, chiedeva, fatemi riguardare il testo, il numero minimo e il numero massimo. Ok? Torniamo adesso alla relazione che dà il numero di piastrelle. Eccolo qui. Il numero di piastrelle è dato, scusate, torno alla lavagna, eccola, dal rapporto tra la grandezza S, che è fissa, non è affetta da incertezze, diviso L alla seconda.
ok? Qui ho un legame tra la grandezza n da calcolare e la grandezza L che è incerta, per cui uso le regole che abbiamo visto per la propagazione delle incertezze. Quindi, essendo n una potenza di L, l'incertezza relativa su n, diviso n segnato, varrà l'esponente che è 2 per l'incertezza relativa su L. Quindi, nel caso nostro, avremo due volte per l'incertezza relativa, l'incertezza assoluta su L, qual è? Ricordate, 0,5 centimetri. Il valore di L misurato era, fatemi tornare indietro, 15,0 centimetri. Qui centimetri si semplifica, quindi qui avrò 2 per 0,5 diviso 15. Certo. Prego. Quindi, torniamo a calcolare. Avremo 2 per, non più scusate, ma per 0,5 diviso 15. Quindi 0,06 periodico. Quindi 0,06 periodico, che possiamo approssimare a 0,07, quindi al 7%. Ok? Quando è quindi l'incertezza assoluta sul numero di piastrelle, il delta n? Lo otteniamo moltiplicando quella relativa, quindi questa, moltiplicando per, quindi 0,06 periodico, per il numero di piastrelle ottenuto dalla misura. Quindi 0,06 periodico per S, 24 metri quadri, diviso 0,15 metri alla seconda. No, questa parte. Ok, allora, abbiamo questo che è un rapporto, ok? È una divisione tra l'incertezza assoluta che dobbiamo trovare e il valore del numero di piastrelle che possiamo calcolarci, ok? Facciamo un esempio, apriamo una breve parentesi se vuoi. Se io so che A su B è 3, ok? E so che B vale 2, come faccio a calcolare A? Moltiplico il rapporto A su B per il valore di B. In questo caso, quindi, 3 per 2 e mi dà 6. Ok? Qui è uguale, chiuso la parentesi. Se conosco quant'è il rapporto tra delta n su n, per trovare l'incertezza assoluta su n, moltiplico questo rapporto per n. Qui abbiamo visto che questo mi dà 0,06 periodico. Moltiplichiamo questo per come calcoliamo il numero di piastrelle e lo calcoleremo dividendo 24 metri quadri diviso 15 centimetri alla seconda e avremo qual è l'incertezza sul numero di piastrelle. Non l'incertezza relativa, ma quella assoluta. C'è una domanda? Certo, l'incertezza relativa. 7% è l'incertezza relativa sul numero di piastrelle, però adesso ci interessa quella assoluta. Quindi, ripeto, avremo, la calcoliamo come calcolavamo prima, quindi 0,06 periodico, fatemi scrivere tanti 6, per come calcoliamo il numero di piastrelle, cioè 24 metri quadrati diviso 0,15 alla seconda e otteniamo 71 piastrelle circa, quindi l'incertezza è circa 71 piastrelle.
Di conseguenza, il numero n di piastrelle che ci servono sarà, proviamo a calcolare, 24 diviso, scusate, diviso 0,15 alla seconda, che mi dà 1067, approssimando, 1067 più o meno 71, ok? 71 lo approssimiamo a 70 in realtà, ok? Meglio fare 70, perché di solito teniamo una sola cifra diversa da 0 più a sinistra. Quindi il numero di piastrelle che ci servono sarà 1070 più o meno 70 piastrelle. Certo. Questo è il numero di piastrelle che ci serviranno per coprire la nostra parete con l'incertezza assoluta. Qui non c'è unità di misura perché è un numero puro, è quante piastrelle, ok? Perché l'incertezza cade sul 6, quindi questo 7 va tolto. Siccome butto via un 7, questo va aumentato di 1. Se volessimo scriverlo in modo con la notazione scientifica, dovremmo scrivere 1,07 più o meno 0,07 per 10 alla 3. E questo sarebbe il numero di piastrelle che in media prenderemo? La stima nostra del numero di piastrelle che usiamo con un'incertezza di 70 unità. Questo è il valore di questa grandezza di n segnato, cioè la stima che io faccio di quante piastrelle mi servono, dividendo, eccola qui, il numero n segnato sarà 24 metri quadri diviso 0,15 metri tutto la seconda. Cioè uso il valore della lettura di L, che è questo, 15 centimetri. C'è un'altra domanda? Ma si può sia fare in questo metodo che abbiamo appena finito e anche fare la media dei primi due, però? Certo, è equivalente. Del numero. Certo. I due metodi sono equivalenti. Prego. Ci sono domande? Fatto questo possiamo passare all'ultimo esercizio, che è un po' lungo a dire la verità, ma insomma non è difficile. Ci sono domande? No, ok. Quindi questo era il 5. Scusate solo un secondo. Ok, riprendiamo, andiamo a occuparci dell'esercizio 5, il quale dice: il direttore di un'impresa ha acquistato un nuovo macchinario per produrre bulloni in serie che usano la tecnica dello stampaggio a freddo, va bene. I fornitori certificano che con questo metodo la velocità di produzione è elevata, si producono, questa è quanto afferma il produttore, 150 bulloni al minuto. Ok, questo diciamo che è, chiamiamolo P, tasso di produzione. Ok, con un'incertezza, una fluttuazione, arrivo subito, del 4%. Il 4% è l'incertezza relativa massima di questo, di questa stima, di questa dichiarazione. Il direttore dell'azienda, della fabbrica,
decide di far testare il macchinario a due tecnici, A e B. Il tecnico A deve misurare il tempo che il macchinario impiega per produrre 500 bulloni. Quindi il tecnico A misura il tempo per produrre 500 bulloni. Ok? Utilizzando un cronometro che ha una sensibilità, quindi un delta T, di 0,5 secondi. B invece deve contare quanti bulloni vengono prodotti in mezz'ora, quindi numero di bulloni, un istante, in mezz'ora, quindi in 30 minuti. Ok? Qui vengono riportati le misure che ha ottenuto il tecnico A e il tecnico B. Queste le riscrivo. Quindi A misura, ripeto, il tempo necessario per 500 bulloni e trova questi dati, A e B. A trova in secondi, con un'incertezza di più o meno 0,5 secondi per lo strumento che usa, 196,5, ripeto tutto in secondi, poi fa un'altra misura, 197,0, 196,0 e 198,0. Qua fa quindi 4 misure. B invece ne fa molte di più. B, vi ricordo che misura quanti bulloni vengono prodotti in mezz'ora. E i dati riportati sono questi: 4350, 4560, 4630, 4400 e basta, 4580, e poi c'è 4480, fatemi proseguire, 4520, 4600, 4410, 4390. Ok. Arriviamo alle domande. Dice: come vedi, il tecnico B ha ripetuto la misura molte più volte di A. Come procedi per analizzare i due dati che hai ottenuto? Poi esprimi i risultati ottenuti da A e B con le giuste incertezze e arrotondati in modo corretto. Qual è dei due tecnici ha eseguito la misura più precisa? Attenzione, questo è un punto importante. Poi quanti bulloni si producono al minuto in base ai risultati di A e di B? E i valori ottenuti da A e B sono compatibili con quanto dichiarato dal produttore. Ok? Allora. Come, prego? Questi sono i dati. Non abbiamo scritto niente. Certo, è normale. Il 4% è quello che il produttore dice essere l'incertezza relativa, ovviamente percentuale, di questo dato. Perché ha scritto 4%? Te l'ho appena detto. Il produttore dice questo: fornisce una macchina all'industria per produrre bulloni. Hai una fabbrica di bulloni. Il direttore della fabbrica dice: acquistiamo un nuovo strumento. Ok. Il venditore dello strumento gli dice: guarda, questo strumento produce in media 150 bulloni al minuto, però è un dato, come tutti i dati di natura, affetto da incertezza, con una incertezza massima relativa del 4%. Ok? Tra un istante lo vediamo. Allora, il direttore della fabbrica dice: ok, andiamo a vedere se è vero. Allora prende due persone, due tecnici. A uno dice: senti, tu misuri il tempo necessario per produrre 500 bulloni. E gli dà uno strumento che è un cronometro con una sensibilità di 0,5 secondi, di mezzo secondo. Quindi il tecnico A farà misure di quanti bulloni prodotti, cioè del tempo necessario a produrre 500 bulloni. E fa, come abbiamo visto, quattro misure diverse.
tutte incerte con incertezza di 0,5 secondi, va bene. Il tecnico B invece fa un altro tipo di misura. Il tecnico B misura il numero di bulloni prodotti in 30 minuti, ok? E i due hanno ottenuto questi dati. Qui abbiamo... Prego. L'incertezza nella tabella A è più o meno... 0,5 per tutte quante, per tutte le misure. Quindi A ha calcolato questa misura B. Esatto. Cioè, non ha calcolato, ha misurato. Attenzione, sì. Ok, c'è una domanda? Ma il tempo per produrre 500 bulloni non si saprebbe già sarebbe 200 con il peso di 0,5? Non ho capito. Non sono, attenzione, non sono 200, sono 500 bulloni. No, in senso di secondi. Non ho capito la domanda. Con poi la relativa. No, non riesco a sentire la domanda. Il tempo per produrre 500 bulloni, sì, che gli hanno calcolato 197 gli altri, non dovrebbe essere 200 con poi la relativa incertezza. Ma è quello che il tecnico va a verificare. Cioè, il tecnico ha questo incarico, fai delle misure e poi vediamo se queste sono compatibili con quello che il produttore ha dichiarato. Cioè, andiamo a vedere se la macchina funziona compatibilmente a quanto ci ha detto quello che ce l'ha venduta. Perché potrebbe anche non essere così. Ok? Certo. Allora, utilizziamo per adesso i dati di A. Abbiamo 4 stime diverse, ok? Quindi, queste sono stime di tempi, ok? Fatemi separare i due tecnici ancora di più. Quindi, in base a quanto ha misurato A, possiamo calcolare un valore medio del tempo misurato da A, perché ha 4 misure diverse della stessa cosa. Cioè, no, questo è il valore il valore affidabile, il valore medio, non è un errore. Prendiamo, cerca di rilassarti, il valore medio lo prendiamo sommando tutti questi tempi e dividiamo per 4, ok? Dove la vedi lei? È una T, A barrata. Non è una E, la riscrivo. Ripeto, A misura dei tempi, ok? Quindi questi sono i tempi, questa è una T, misurati da A, e questo è il valore medio. Il valore medio si indica con la barra sopra. Quindi sommiamo tutti questi numeri, ok? E dividiamo per 4. Era questo che volevi chiedere? No, sono dei tempi. È il valore medio dei tempi. Quando abbiamo a che fare con misure ripetute di una stessa grandezza fisica, il valore più attendibile, abbiamo già visto, è il valore medio. Ok? E se faccio la media di tutti quei numeri e divido per 4, ottengo... Io per fortuna l'avevo già calcolata, 196,875 secondi. La somma di tutti quei tempi diviso il numero delle misure. Qual è l'incertezza di questo numero? L'incertezza sarà data dalla semi dispersione massima, cioè dal massimo valore di TA meno quello minimo diviso 2. Allora, quello più grande è 198 198 secondi,
meno quello più piccolo è 196,5. No, 196 mi pare, sì. 196 diviso 2. E otteniamo un secondo. Di conseguenza l'incertezza cade sulle unità, su questo 6. Quindi il tempo misurato dal tecnico A per produrre 500 bulloni è 197 più o meno un secondo. Perché dobbiamo buttare via questo 8 e quindi 6 diventa 7. Ok, perché l'incertezza qui è sull'unità. E se osservate è più grande di quella strumentale, quindi qui l'errore casuale è importante, l'errore statistico è importante. Perché quel 186,5? È la media. Sommi tutti questi e dividi per 4. Prego Carlo. Ci siamo? Bene. Detto questo, andiamo adesso a misurare la media dei dati ottenuti da B. B produce, cioè arriva a, cioè misura dei numeri puri, dei numeri di bulloni prodotti in 30 minuti. Quindi qui, per il tecnico B, questo è il valore di A. Okay. Questa è la nostra stima del tempo misurato da A. Per il tecnico B procediamo in maniera analoga, quindi il conteggio medio ottenuto da B sarà uguale alla somma di tutti questi numeri diviso per quante misure abbiamo ottenuto. Ok? E otteniamo un valore medio di 4.492. Sommandoli tutti e dividendo per quante misure abbiamo, otteniamo questo numero. Qual è la sua incertezza? Anche qui sarà il valore massimo del numero di conteggi di B meno quello minimo diviso 2. E qui viene 140. Ok? Prego. Quindi, qual è il risultato delle misure di B? Il numero di bulloni che la macchina produce in 30 minuti è dato da il valore medio. Ok? Attenzione, il valore medio ha un numero, la prima cifra incerta è quella delle centinaia, quindi devo buttare via il 9, quindi 4.500 più o meno, qui si può anche dire, vabbè, approssimiamo con le regole solite a 100 bulloni, teniamo la cifra diversa da 0 più a sinistra, utilizziamo la regola di arrotondamento. Semplifichiamoci la vita. Ok, questo è il risultato delle misure ottenute da B. Ok, d'accordo? Allora, il testo chiede quale dei due tecnici ha misurato meglio. Quale è più precisa tra le due misure? Le ricopio. La misura di A ha misurato dei tempi e ha ottenuto 197 più o meno un secondo. B ha misurato dei numeri. NB ha ottenuto 4.500 più o meno 100 secondi.
Come facciamo a confrontare queste due misure che sono disomogenee? Scusami, hai ragione. Preso dall'entusiasmo, ho esagerato. Sono misure disomogenee, sono grandezze fisiche diverse. Ok? Possiamo confrontarne la precisione utilizzando l'incertezza relativa. Calcoliamo qual è l'incertezza relativa della misura del tecnico A, come il rapporto tra l'incertezza assoluta, un secondo, diviso la lettura, 197 secondi. Ok? E otteniamo circa 0,00508, diciamo circa lo 0,5%. L'incertezza relativa invece del tecnico, della misura del tecnico B è 100 diviso 4500, che dà circa 0,02. Ok? Che come vedete è molto più grande di quella ottenuta dal tecnico A. Quindi l'incertezza relativa, questa è circa del 2%. Quindi l'incertezza relativa di A è più piccola di quella di B, anche se B ha fatto più misure, A ha fatto una misura più precisa. Perché ha un'incertezza relativa più bassa. Ok? Ma c'è la prima 1 diviso 1000, cioè no, 197. Ah, questo sono sono secondi, chiedo scusa. Ma per capire chi era più preciso, non bastava vedere se aveva l'incertezza o no? No, l'incertezza assoluta non è sufficiente. L'incertezza assoluta non è sufficiente a giudicare la qualità di una misura. La qualità di una misura e la precisione, quindi, è determinata dall'incertezza relativa, perché altrimenti non puoi confrontare secondi con bulloni, non ha senso. Invece l'incertezza relativa, siccome viene cancellata l'unità di misura, ti dà un numero puro e questi due numeri sono confrontabili. Ok? È tutto chiaro? Bene. Andiamo avanti ancora un secondo e vediamo in base, utilizziamo queste due misure per stabilire qual è il tasso di produzione dei bulloni misurati dal tecnico A e dal tecnico B e se questi sono compatibili con quelli dichiarati dal costruttore. Ok? Ripeto, il tecnico A dice, attenzione, il tempo necessario a produrre 500 bulloni è, fatemi ricopiare, 197, chiedo scusa, sì, più o meno un secondo. Questo per fare 500 bulloni. Ok? È tutto chiaro? Quindi, mentre il produttore diceva che la sua macchina produce, fatemi tornare al testo, ne produce, eccoli qui, 150 al minuto, con un'incertezza del 4%. Quindi devo sapere, in base alle misure dei due tecnici A e B, qual è la loro stima del numero di bulloni prodotti al minuto. Ok? Se chiamiamo con P il tasso di produzione di bulloni, il tecnico A ha misurato P
che cosa? Beh, se in 197 secondi, prego, certo, se in 197 secondi produce 500 bulloni, quanti bulloni produce in un secondo? Semplicemente divido il numero di bulloni diviso il tempo necessario a produrre tutti quei bulloni, 197 secondi, ok? Quindi ho una stima di 2,538 bulloni al secondo. Però senza calcolare gli effetti. Per adesso facciamo solo la misura, il valore nominale della misura, ok? Qual è l'incertezza di questa misura? Beh, questo tasso di produzione, 500 lo consideriamo fisso, ha un valore relativo, cioè l'incertezza relativa, che vale quanto l'incertezza relativa, visto che la potenza è 1, del tempo di produzione. Quindi avremo il delta T di A su TA. Quindi nel nostro caso era, non me lo ricordo più, 0, no, 1, un secondo, diviso 197. Quindi l'incertezza della rapidità con cui vengono prodotti i bolloni secondo le date della macchina 1 sarà 1,100 su 197 per la misura appena effettuata, cioè 1 su 197 secondi per, no, secondi non ci sono qui perché i secondi si semplificano, scusate, per 2,538 bulloni al secondo, che ci dà circa 0,02 bulloni al secondo. Questa è l'incertezza di A, per cui la produzione stimata dal tecnico A vale la seconda cifra era quella incerta, 2,54 più o meno 0,02 bulloni al secondo. Ma il costruttore dà un valore di bulloni al minuto, quindi questo va moltiplicato per 60, perché in un minuto ci sono 60 secondi. Quindi in termini di bulloni al minuto questo va moltiplicato per 60, per 2,54 più o meno 0,02 bulloni, in questo caso al minuto, ok? Quindi ottengo 152,4 più o meno 1,2 bulloni al minuto, e quindi possiamo stimarlo tenendo solo la cifra più a sinistra diversa da 0 in 152, lascio il 2 perché butto via il 4, più o meno un bullone al minuto. Questo è quello che ottiene il tecnico A. Prego? Si potrebbe fare come una proporzione, 500 bulloni stanno a 500. Sì, è identico, certo. Il tecnico B ha una produzione, cioè misura un tasso di produzione, che sarà dato dal rapporto tra, siccome misura il numero di bulloni in mezz'ora, ogni 30 minuti, quindi avremo il numero misurato da B diviso 30 minuti. Quindi abbiamo NB, che vi ricordo era 4500, più o meno 100 bulloni, diviso 30 minuti. E otteniamo 150, più o meno 3,3 periodico circa, bulloni al minuto, che arrotondiamo in
150 più o meno 3 bulloni al minuto. D'accordo? Questo è il dato di B. La produzione misurata dal tecnico B è di 150 più o meno 3 bulloni al minuto. Il produttore dichiara che la sua macchina fa 150 bulloni al minuto con un'incertezza del 4%. Quindi, per avere l'incertezza assoluta di P, devo moltiplicare il 150 per il 4%, quindi 0,04, e ottengo 6. Quindi il produttore dice: la mia macchina produce 150 più o meno 6 bulloni al minuto. Questo è quanto dichiara il produttore. La domanda che si pone il direttore della fabbrica è questa: la macchina funziona secondo quanto dichiarato oppure no? La risposta del tecnico A è questa. Secondo il tecnico A, la macchina produce 152 bulloni al minuto con un'incertezza di un bullone. Il tecnico B dice: questa macchina produce 150 più o meno 3 bulloni al minuto. Entrambe queste misure sono compatibili con quella dichiarata dal costruttore, perché la differenza tra quanto dichiarato e quanto misurato è più piccola delle incertezze. Cioè B differisce da quella teorica di 0 e ha un'incertezza di, questa di 3 bulloni, questa di 6, l'incertezza di 9 la differenza. Mentre A ha una differenza tra quanto misurato e quanto dichiarato di 2 bulloni con un'incertezza di 7 bulloni al minuto. Per cui entrambe le misure, quella del tecnico A e quella del tecnico B, sono concordanti con quanto dichiarato del costruttore, tenendo conto dell'incertezza massima dichiarata dal costruttore. Quindi la risposta è ok, le due macchine funzionano in coerenza, in armonia, in accordo con quanto dichiarato, quindi funzionano bene. Ok? Senza l'uso corretto, soprattutto delle incertezze nelle misure, questa conclusione non era raggiungibile. Se non potevo fare il confronto, dato che ogni tipo di misura comunque ha la sua incertezza. Ok? Bene.